ti fa male il glande. Passiamo a parlare di quello che è il discorso caverne e basi sotterranee nonché 2012. Voi dovete sapere che questo discorso, che queste informazioni, io non le ho prese da nessuna parte, sono all'interno di me da tanti anni. Attorno a noi c'è un grandissimo lavorio da parte sia delle razze aliene che dei militari per fare quella che io chiamo l'operazione scacco matto. Loro la chiamano la mietitura. Ci sono centinaia di abduction in tutto il mondo e ci sono moltissimi militari che in tutte le basi lavorano su questi addotti. Ma come mai? Non ce n'è mai neanche uno che abbia un ripensamento. Si faccia una domanda, si dia una risposta. Cioè, noi non conosciamo nemmeno un militare che abbia mai lavorato su un addotto. E questo è stranissimo. Infermieri, presto! Infermieri in casa! Oh. Io mica sono matto! Noi siamo questi bambini cosmici, siamo consapevoli di essere angeli, siamo consapevoli anche di essere extraterrestri. Quando ci saranno i vari cataclismi, e voi chiamerete Dio perché vi venga ad aiutare, e sarete impauriti, terrorizzati. Il microchip che avete qua dietro, ok? Sulla TAC non appare niente. Qua dietro, Crede in cose che non sono reali. Credevo che fosse un requisito di Wisecore. Si attiverà in automatico e ti controlleranno la mente. Indirizzandoti dentro le basi militari. È uno stato ipnopompico. È importantissimo che tu lo tolga quel cazzo di microchip che hai addosso. Una cosa seria, molto seria. Toglilo. Salto. Qui noi siamo all'interno di una illusione olografica. Guardatemi in faccia, io non scherzo. Vi conviene credere in ciò che dico. Ma mica una minaccia, eh! Mica una minaccia! Non giudicate mai le cose, non giudicatele mai con il cervello razionale. Il vostro cervello razionale è quello che sbaglia. L'anima invece è quella che non sbaglia mai. Ciao, questo è un videomessaggio per il mio fidanzato, per il mio amante, per la mia amante, per il marito della mia amante, per l'amante del mio fidanzato, per la fidanzata del mio amante. No, non ha fidanzata il mio amante. Questo video è anche per il segnalatore, soprattutto. Ciao, come stai? Ti fa male il glande? Ho una relazione amorosa con gli Amorfù. Tutti e cinque, quattro, tre, quanti sono? Non lo so. Una ragazza che se ne frega a qualsiasi cosa, a occhi chiusi, fin da lontano 1961. Se no, forse le ado 1526 amici, noi siamo fuori e non ci piace seguire la moda. Sto bene. Fame. Vorresti mangiare questo tramezzino prosciutto? Ho tanta fame, ho veramente tanta fame. Lo vuoi un pezzo, lo vuoi? Non ho mai avuto così tanta fame. È arrivato il pollo! È arrivato il pollo!
mangio da 2 giorni e non potrò mangiare fino a giovedì. Giovedì girò un film, un porno ovviamente. L'atto, il gesto della firma catafratta sull'opera va a permutare, diciamo, l'immagine fungibile in un'immagine infungibile, cioè diventa opera d'arte unica. Quindi a far scoppiare le loro palle è importante. Ovviamente. Bacche! 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 Siamo in un macello. E non mangio per questo. Perché? Non so perché. Non ha importanza perché. Sono affatti miei. Volevo dirvi che non vi rispondo alle telefonate perché non ho tempo. Ma rifaccia il piacere! E il poco tempo che ho lo dedico al parrucchiere e all'estetista. Io ci ho avuto 5 avvistamenti nella vita mia. Incontro ravvicinato del quinto tipo, questo qui. Ma ne ho fatto degli esperimenti sul mio corpo. Commencing in a crowd.